hanno scelto sono Roma, Napoli e Venezia. La meta che hanno scelto? Napoli. Perché la loro scelta è ricaduta su Napoli? Per il film che l'hanno resa famosa, per i personaggi che vi hanno vissuto, per conoscere le tradizioni e la cucina tipica e soprattutto anche per lo shopping a buon mercato. Ovviamente anche per le ricchezze artistiche, architettoniche e naturalistiche. E la gita in quanti giorni si sviluppa? 4 giorni e 3 notti. Quali sono i mezzi di trasporto che utilizzeranno? Per arrivare a Napoli utilizzeranno il treno, perché è il mezzo più economico, e per arrivare anche al centro. E durante il viaggio si sposteranno a piedi o con i mezzi locali. Per quanto riguarda l'albergo? Per quanto riguarda l'albergo, hanno scelto l'hotel Virgil Subilla, che è più vicino alla stazione e al centro. E inoltre lì si arriva velocemente anche alla fermata della metro e della funicolare. La partenza del nostro viaggio sarà dalla stazione di Viareggio alle ore 6:20, con arrivo per le 12:40 circa. Ci trasferiamo in albergo per posare i bagagli per poi ripartire. Il primo giorno ci dedichiamo alla parte più bella e monumentale di Napoli. Il pranzo è libero e ci fermiamo a mangiare un piatto tipico napoletano, la pizza fritta. Questo piatto vede le sue origini nel dopoguerra, quando le donne, per aiutare economicamente la famiglia, la vendevano per strada. A differenza della pizza tradizionale, viene chiusa su se stessa e fritta in padella. Partiamo così dall'albergo e percorriamo Corso Umberto I per giungere alla nostra prima meta, che è Castelnuovo, detto anche Maschiangioino. È un castello storico, medievale e rinascimentale, che domina su Piazza Municipio. È difeso da 5 grandi torri e all'ingresso ha un arco di trionfo in marmo. Proseguiamo poi recandoci alla Galleria Umberto I. È stata costruita nell'Ottocento, dimostrando la modernità di Napoli. È una galleria commerciale, costituita da 2 strade che si incrociano e all'intersezione di esse sorge una cupola, con una copertura di ferro e vetro. Successivamente visiteremo Teatro San Carlo. È il più antico teatro d'opera ancora attivo in Europa ed uno dei più famosi al mondo. Purtroppo, durante la nostra visita, erano in atto lavori di ristrutturazione. Vicino al teatro possiamo ammirare Piazza Plebiscito, che è la piazza più importante della città, dove si svolgono molte manifestazioni e davanti a essa sorge Palazzo Reale, che è l'antica residenza dei re, e all'interno dei quali possiamo ammirare una maestosa scalinata che ci permette di accedere alle 30 sale. In questa giornata ci dedichiamo alla visita delle vie più importanti ed amate dai napoletani e a tutta la zona delle chiese e dei monumenti religiosi. La prima tappa è il Duomo di San Gennaro. La storia di San Gennaro è un misto di incredulità, mistero e fede che coinvolge tutti gli abitanti di Napoli, che chiedono al santo le grazie più svariate. Napoli richiede la protezione del santo fin dal 472, dopo una forte eruzione del Vesuvio. Andiamo poi in via San Gregorio Armeno, che ci riporta all'antica tradizione dei presepi. Le vie e le botteghe possono essere visitate durante tutto l'anno e qui vengono realizzate statuette di vari personaggi, non solo appartenenti alla cristianità, come politici e calciatori. Nella via inoltre è possibile acquistare i tipici corni rossi che secondo la tradizione scacciano il malocchio e devono essere regalati. Si possono anche acquistare le maschere di Pulcinella, che è amato dai napoletani. Proseguiamo poi la strada fino ad arrivare alla Cappella di San Severo, che ospita molte opere importanti, tra le quali il Cristo velato. Intorno alla cappella ruotano diverse leggende. Continuiamo il nostro percorso poi con la visita del Monastero di Santa Chiara, che è un complesso monumentale composto da chiesa, monastero e convento, costruito tra il 1310 e il 1328 per volere di Roberto d'Angiò e la moglie. La giornata si conclude con la visita dei quartieri spagnoli che sorgono nella parte storica della città.
Da qui si diramano molte vie importanti, come via Toledo, famosa per lo shopping, e via Santa Maria Ogni Bene, dove al numero 52 troviamo la casa dove ha vissuto Giacomo Leopardi. Purtroppo oggi quel luogo, che potrebbe avere una grande importanza a scopo turistico, non è valorizzato e non si può visitare perché è abitato. Dopo ciò possiamo fermarci in una delle pasticcerie tipiche della città per assaggiare i dolci tradizionali della cucina napoletana, come per esempio le sfogliatelle, i babà o la pasta. Per questa giornata l'agenzia propone un percorso naturalistico-culturale che permette ai ragazzi di godere del fantastico scenario che offre il Golfo di Napoli. Partiamo a piedi dall'albergo e ripercorriamo Corso Umberto I per arrivare a Castel del Lago. Il nome risale ad un'antica leggenda nella quale Virgilio avrebbe nascosto nel sotterraneo un uovo, dal quale dipende la fortuna del castello e di Napoli stessa. Da qui percorriamo poi il lungomare Caracciolo, dove ci dedichiamo alla visita del parco di Villa Comunale, con le sue attrazioni come l'acquario, le fontane, la stazione zoologica e le sculture settecentesche e neoclassiche. Il pomeriggio viene dedicato allo shopping di oggetti tipici napoletani, come le ceramiche di Capodimonte e il gioiello tipico della tradizione napoletana, che è il cameo, realizzato artigianalmente incidendo una pietra e una conchiglia. Il giorno è dedicato alla scoperta della parte alta della città, con la visita degli edifici più significativi del quartiere del Vomero, che costituisce la parte principale più vasta delle zone culinarie della città e del cuore commerciale e residenziale di Napoli. Saliamo al quartiere con la funicolare, che è il mezzo tipico napoletano, e ci rechiamo subito al Castel Sant'Elmo. È una fortezza che domina dall'alto la città, dove si può ammirare Spacca Napoli, il Vesuvio e il Golfo di Napoli. Accanto al castello possiamo visitare la Certosa di San Martino. È una chiesa realizzata in tipico stampo barocco con imponenti giardini. Scendendo la collina a piedi si può attraversare il parco di Villa Floridiana, dove si trova il Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina. Prima di tornare a casa ci fermiamo a mangiare la pizza, che fu inventata in onore della regina Margherita di Savoia dal cuoco Raffaello Esposito e viene farcita con mozzarella, pomodoro e basilico per riprendere i colori della bandiera italiana.